Dunque, oggi cosa vorrei provare a fare è vedere insieme a voi, anche rapidamente, le risposte possibili alle 6 domande di programmazione che sono uscite nei 6 turni della settimana scorsa, ok? Per le quali abbiamo percepito, diciamo, una certa difficoltà, ma va bene, è giusto che sia così, adesso mi spiego. Sia in termini magari di difficoltà di programmazione, sia in termini di tempo. Lo spirito con cui abbiamo fatto questa prova in itinere è anche quello di permettervi di confrontarvi con quelli che sono gli argomenti del corso in un contesto un po' meno protetto di quello del laboratorio, delle lezioni in aula, in cui è facile pensare di aver capito tutto, ma mettendovi proprio di fronte un esercizio con dei tempi contingentati, esercizi relativamente semplici. Alla fine avrete visto che gli esercizi sono tutti dello stesso tipo, c'è una lista e c'è un doppio loop da fare su questa lista, okay? Che è il gradino di difficoltà che ha senso a questo punto nel corso. Quindi adesso vediamo possibili soluzioni. Il messaggio che voglio lanciarvi è: se avete trovato delle difficoltà in questi esercizi, lasciamo perdere il tempo, magari non ce l'avete fatta col tempo, questo va bene, ma anche provandolo a risolvere per conto vostro. Se avete trovato delle difficoltà, vuol dire che dovete recuperare un pochino in questa materia, no? Perché poi da adesso in avanti aggiungeremo altre cose e poi si arriverà all'esame, no? Quindi questo serve sia a voi che a noi per riuscire a fare un po' il polso della situazione, del fatto che gli argomenti che sono stati trattati finora siano, diciamo, digeriti oppure meno. In tutte queste premesse io non ho ancora cominciato a correggere i compiti, quindi oggi vi parlo in modo neutro, no? Senza dare dei punteggi, ci vorrà ancora un attimo di tempo perché non sono urgenti e quindi. Allora, veniamo al merito. Il primo turno era quello, io do un pochino per scontato che abbiate già letto i testi che vi ho pubblicato sul sito, vi ho messo il link. Quindi al turno 1 si parlava, no, di un gioco del Tetris un po' strano, no? Ma lì qui non bisognava farsi portare via dalla descrizione. Alla fine quello che mi diceva questo esercizio è: tu hai una vettore di interi, una lista, pardon, una lista di interi e hai un numero che si chiamava pezzo. Un numero tra 1 e 4. Alla fine quello che devi fare è capire se in questa lista ci sono un certo numero di celle consecutive che hanno lo stesso valore. Quante consecutive, quante mi dice pezzo. Quindi se pezzo vale 3, mi chiedo: ci sono 3 valori consecutivi di questa lista che abbiano lo stesso valore? Non mi importa qual è, lo stesso valore? Sì o no? Se sì, le incremento, se no non faccio niente. Quindi, questa non è una cosa bidimensionale, eccetera, semplicemente si ragionava su questa lista. Quindi, partiamo dall'idea che qualcuno mi ha già dato la lista di altezze, mi ha già dato un valore di questo pezzo. Questo codice non era da scrivere, c'era solo da scrivere la parte di codice, no, che era richiesta. Quindi, diamo per scontato che queste cose ci siano. Quello che dobbiamo fare è trovare se ci sono pezzo, celle consecutive di altezze il cui valore sia uguale. Allora, cosa faccio? Beh, vado a cercare, ad esempio, se pezzo è uguale a 2, vado a vedere queste due celle, sono uguali, 0 e 1, no, sono diversi, non va bene. Questi due sono uguali? No. Questi due sono uguali? No. Questi due sono uguali? No. Quindi vado a posizionarmi in vari punti di inizio possibile e mi chiedo se lì ci sono, da partire da quel punto in avanti, ci sono valori tutti uguali al primo. E troverò che questo, quello del 3, 3, è un punto, quindi con indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, è il punto di partenza. Un possibile punto di partenza. Poi ce n'è un altro che è quello dopo, 2, 2. Il terzo esercizio non mi dice cosa fare se ne trovi più di uno, quindi posso prendere il primo, se ne trovo più di uno, posso prendere il primo, posso prendere l'ultimo, come mi torna più comodo nel codice.
Quindi in questo caso, magari scegliendo questa posizione, l'esercizio avrebbe dovuto dire sì, si può, il pezzo si può mettere e incrementare questi 2, 3 facendoli diventare dei 4. Il punto di partenza è cerchiamo sequenze sequenze, come si scrive in italiano, partendo da diversi indici I di partenza. O se volete, guarda, chiamiamolo P come indice di partenza. IP, indice di partenza, dai. Quindi vuol dire che io farò un ciclo in cui vado a valutare tutti i possibili indici di partenza e mi chiedo, esiste qua dentro, esiste una sequenza di celle dall'indice IP all'indice quanto? IP più pezzo meno 1 di valore, no, non esiste. La sequenza di celle dall'indice IP che sto spostando al IP più pezzo meno 1, cioè per pezzo celle consecutive, ha tutti i valori uguali? Sì o no? Adesso facciamo attenzione in questo ciclo for, perché questo range non deve andare fino alla fine, cioè come indice di partenza non posso prendere lo 0, perché devo prendere un indice che mi permette di avere ancora capienza di due elementi o di pezzo elementi. Quindi io mi devo fermare prima. In questo caso mi dovrei fermare, se pezzo vale 2, mi devo fermare al penultimo elemento, quindi al 2. Quindi dovrei fare un range meno 1. Se pezzo vale 3, mi fermerò ancora la cella prima, quindi dovrò fare meno 2. Quindi in realtà dovrò fare meno pezzo meno 1. Se vi fate qualche esempio dovrebbe venire così, no? Se pezzo vale 3, io ho len altezze meno 2, che vuol dire che arriva fino all'indice lunghezza meno 3, perché il range, ricordiamocelo, che indica già il primo valore escluso. E infatti vediamo per verifica se IP vale lunghezza meno pezzo meno 1, mettendo IP come estremo destro, cioè lunghezza meno pezzo meno 1, ancora meno 1 perché il range si ferma prima, più pezzo meno 1 fa proprio la lunghezza della lista meno 1, quindi l'ho detto in modo contorto, ma l'ultimo indice di questo IP, l'ultimo valore di questo IP è proprio uguale alla lunghezza, non, è quello per cui il punto d'arrivo della sequenza, che abbiamo detto che è IP più pezzo meno 1, è proprio l'ultimo elemento della lista, quindi andiamo a beccare proprio l'ultimo. Allora, come faccio a sapere se questa sequenza ha valori tutti uguali? E proviamo a dire se sono uguali. Supponiamo che siano uguali e poi verifichiamo se è vero, quindi vado a vedere diciamo lo spostamento che va da 1 a pezzo. Cioè vado a prendere s uguale 1, s uguale 2, s uguale 3, fino a pezzo meno 1, e vado a vedere se per caso altezze di IP fosse diverso, che il valore di partenza fosse diverso da altezze di IP più s. Allora, in questo caso vuol dire che non sono uguali. Quindi a questo punto, no, io ho un ciclo in cui vado a verificare, dato un certo pezzo di dimensione 3, vado a considerare le due caselle successive a quella di partenza IP, IP più 1, IP più 2, se il pezzo è uguale a 3,
e se trova almeno una delle due caselle, o IP più 2, o IP più 1, o IP più 2, che ha un valore diverso da quello della casella IP, non sono uguali. E quindi non faccio nulla. Se invece fossero uguali, quindi a questo punto la variabile uguali mi dice se il pezzo si può mettere, se è falso non si può mettere, se è vero si può mettere. Caso particolare, se per caso pezzo fosse uguale a 1, guardate questo ciclo for non viene mai eseguito, perché un for range 1,1, range 1,1, range vuoto, perché da 1 compreso a 1 escluso non c'è nessun valore. E quindi ti dice uguale uguale true, cioè qualunque valore di IP mi dice che quel pezzo da 1 ci sta, è un caso particolare che non dobbiamo neanche gestire, mi viene gratis. Ovviamente qui sono partito da 1 e non da 0, perché non ha senso confrontare il valore con se stesso, chi se frega, no? Partiamo dalla cella vicino. Poi se anche lo confrontassi non cambierebbe nulla, chiaro che me lo dà uguale, ma non mi serve. A questo punto quindi posso dire che se sono uguali, posso dire ad esempio che trovato pezzo in posizione IP, scusate, devo mettere un fstring se vogliamo, e poi a questo punto potrei incrementare tutte quelle caselle lì. So che è lì e quindi vado a incrementare le celle corrispondenti. Quindi vado a dire sempre lo stesso for, dello stesso tipo, range, a questo punto da 0 alla lunghezza del pezzo, altezze di IP più S, lo incremento. Più S più 1. E a questo punto posso anche terminare, no, il ciclo, uscire dal ciclo, l'ho trovato. Se invece non lo trovo mai, da questo ciclo for dovrò andare fino in fondo a vedere se l'ho trovato oppure no. Quindi io devo avere, voglio darmi a questo punto un meccanismo per poter uscire da questo ciclo for prima, cioè non appena io abbia fatto questo non ho più bisogno di ciclare. Quindi voglio uscire prematuramente da questo ciclo for, lo posso fare in due modi, o trasformando questo for in un while con una variabile che mi dica l'ho trovato o non l'ho trovato, oppure semplicemente usare l'istruzione break che esce dal ciclo for IP. E quindi smetto di andare avanti. Se poi alla fine stampo altezze, mi dovrebbe venire una cosa illeggibile, ma 0102, vedete che qua non si legge tanto, forse lo ingrandisco, c'è 44 anziché 33. Ho trovato le prime due in cui ci stava un pezzo da 2. Ok? Questa è una possibile soluzione, non è neanche la più breve, nel senso che se io ragiono su questo, la sequenza di celle dall'indice IP all'indice IP più pezzo meno 1 ha tutti i valori uguali, io per scoprire questo ho fatto questo ciclo. Ma in realtà, se vogliamo, ci sono anche delle scorciatoie più semplici, no? Ne scrivo una qua, ad esempio, if vado a estrarre il range di cui sto parlando, scusate, due punti, prendo un range, ok? Qui ho estratto cosa? La fetta di lista che contiene i valori
0,1, 1,0, eccetera, la coppia di valori, la terna di valori che mi interessa. Come faccio a sapere se questi valori sono tutti uguali? Beh, potrei confrontarli con una lista fatta di tante copie del primo valore. Quindi creo una lista in cui c'è il primo valore, questa è una lista di un elemento, contiene il primo 0, lo replico 3 volte. Uguale, uguale. Questo mi va a sostituire questo if uguali con l'uguali calcolato dal cicletto interno. Quindi uso, diciamo così, il confronto tra liste, di fatto per confrontare uno dopo l'altro vari elementi, andandomi a confrontare la lista che ho, il frammento di lista che ho, col frammento di lista che vorrei, che mi sto costruendo. Però questo poteva venirmi in mente oppure no, fa lo stesso. È il lavoro che sta facendo questo, eh? Quindi questa è una possibile scorciatoia. Diciamo che l'esercizio era qua. Cioè, queste due righe qua era l'idea risolutiva dell'esercizio. Ok? Passiamo al secondo, o avete domande su questo? Secondo esercizio era quello dei nomi nobili, no? In cui dovevamo creare dei nomi composti a partire da una serie di nomi semplici con certe regole. Quindi questo significava alla fine andare a accoppiare ciascun nome con tutti gli altri nomi e poi applicare delle regole di fusione un po' particolari. Quindi questo da un lato vuol dire considero tutte le coppie di nomi possibili, un primo nome, un secondo nome, e quindi mi serve un doppio ciclo annidato . Se non dovessi applicare regole strane, l'esercizio sarebbe finito così. E quindi mi stamperebbe le coppie di nomi, appunto, semplicemente concatenate, però le abbiamo tutte le varie coppie, comprese anche le coppie di un nome con se stesso, quindi Giovanni Giovanni o Maria Maria, eccetera, no? Poi in realtà non dobbiamo fare questo, quindi il nome che dobbiamo costruire non è semplicemente la concatenazione, ma dobbiamo seguire queste regole che il nome complessivo deve avere una lunghezza massima di 10 caratteri, però prima di calcolare la lunghezza andiamo a vedere, a comporlo questo nome e poi verifichiamo. La vocale finale del primo nome deve essere cancellata. Quindi prendo il primo nome, vado a vedere se l'ultima lettera è una vocale, la tolgo. Potrebbe anche essere un nome che finisce per consonante, quindi devo verificarlo. Allora, a questo punto mi conviene definire quelle che sono le vocali. E mi conviene ovviamente ragionare magari sui nomi tutti in minuscolo. Quindi prima cosa normalizziamo. Non loser, ma lower. Così non abbiamo problemi di maiuscole e minuscole. Quindi se il primo nome finisce per vocale, la tolgo. If primo di meno 1, scusate, sì, in vocali,
se l'ultima lettera del primo nome è una delle vocali, la tolgo. Primo uguale primo, due punti meno 1, dall'inizio all'ultimo. Ricordiamo che meno 1 conta dal fondo, ok? E l'ho tolta. Poi, e questo ho applicato la prima regola, poi se dopo aver cancellato la vocale, il nome, il primo nome, terminasse con due consonanti, la seconda consonante deve essere cancellata. Quindi avrò di nuovo una cosa del genere, a questo punto se primo di meno 1, not in vocali, and primo di meno 2, not in vocali, cioè sono consonanti, allora tolgo la seconda di nuovo. Qui dovrei fare attenzione che per fare questo giochino devo avere almeno due lettere, perché sennò quando prendo questo meno 2, quindi ci metterei magari davanti un controllo se la lunghezza, visto che ho tolto della roba, se mi è ancora rimasto, no? Se la lunghezza di primo è almeno 2. Se ho almeno due lettere e le ultime due sono consonanti, allora tolgo la seconda consonante. Fatto questo, posso comporre il nome come primo più secondo, poi lo metto maiuscolo, ci metto la prima lettera maiuscola, quindi potrebbe essere, qui è tutto minuscolo finora, quindi metto la prima lettera maiuscola, nome uguale, nome di 0, punto upper, metto in maiuscola, più il resto, dalla seconda fino in fondo. E a questo punto vado a vedere se ho 10 caratteri o meno. Se il nome è più breve di 10 caratteri, fino a o maggiore di, massimo 10 caratteri, quindi se la lunghezza del nome è minore o uguale a 10, allora stampo il nome. E vengono fuori qua, Paolo Luigi, Paola Anna, Giuliana, Giul Paolo, Rosanna, c'è anche Ros Rosa, eccetera. Se contate, se andate a vedere, sono meno di n per n, perché alcuni verrebbero fuori troppo lunghi, sono tagliati. Ad esempio, Giovanni con Giovanni non c'è. Vedete che il primo è Giovanna, che è Giovanni combinato con Anna, perché Giovanni combinato con Maria o con Maria combinato con Luigi è troppo lunga. È anche combinato con se stesso. Anche qua si riconosce che tutte le coppie si ottengono facendo un doppio ciclo e poi faccio una concatenazione andando a mettere a posto le cose. Poi qui ci sono un po' di dettagli, il lower, l'ultimo carattere, il penultimo, magari uno si perde in quei dettagli lì, ma l'impostazione generale dovrebbe essere chiara da subito. Ok? Terzo, facile ma noioso, mi dà dei punti in un piano e mi dice, senti, questi sono dei punti in un piano, coordinata x, coordinata y, quindi ho due liste x e y di uguale lunghezza chiaramente. Partendo dalla lista x e y determini quali sono i due punti più vicini tra loro e i due punti più lontani tra loro, quindi è un calcolo di un minimo e di un massimo. Minimo e massimo di che cosa? Di una distanza tra cosa? Tra coppie di punti. Quindi prima di tutto generiamo tutte le coppie di punti. Tutte le coppie di punti di nuovo come quelle di prima, cioè faccio un doppio ciclo, punto 1 e punto 2. E per ogni coppia di punti, quindi due indici,
per ogni coppia di punti vado a prendere le x e y del primo punto, le x e y del secondo punto, teorema di Pitagora mi dà la distanza, e poi di queste distanze, man mano che vado avanti, se voglio le sbatto in una lista e poi alla fine faccio max e min, se voglio invece mi calcolo il max e min a mano, ma è più noioso. Ok? Quindi anche qua abbiamo una logica del tipo, chiamiamolo IP per indice del primo. Quindi indice del primo punto. E ho un altro ciclo che mi va a ciclare invece sul secondo punto, devo prendere tutte le coppie di punti. IS, indice del secondo punto. Len di x e len di y sono uguali, eh? Qui non sto ciclando su x e su y, non sto facendo le coppie di un elemento di x o un elemento di y, eh? Sto prendendo la prima posizione di x e y e la come primo indice, che non so, la quarta posizione di x e y come secondo indice. Poi in realtà IS non gli piace perché è una parola, allora chiamiamolo, scusate, indice I1 e I2, dai. Perché is è una parola chiave di Python e non me la lascia usare come nome di variabile. Poi attenzione, qui ho dei coppie di punti che non ha senso considerare ogni punto con se stesso, quindi I1 e I2 devono essere sempre diversi, e una volta che ho considerato la coppia 3-5 non ha senso considerare la coppia 5-3. Mentre prima sulle stringhe sì aveva senso concatenare un nome con se stesso, oppure concatenare Giovanni Anna e Anna Giovanni sono due nomi diversi, qua no, perché il calcolo che devo fare è totalmente simmetrico. Quindi non mi conviene considerare tutti gli I2, ma solo quelli che sono diversi da I1, ma mi verrebbe da dire maggiori di I1. Cioè, se I1 è 0, lo 0 non lo vado a confrontare con lo 0 di nuovo, lo confronterò con l'1, 2, 3, 4, 5. Okay. Quando I1 è 1, non lo vado a confrontare con se stesso è 1, ma non lo vado neanche a confrontare con 0, perché la coppia 1, 0, in realtà l'ho già vista prima, ma l'avevo chiamata coppia 0, 1. Quindi il secondo range, quello più interno, avrà un punto di partenza che non deve essere 0, perché mi crea problemi, mi crea delle duplicazioni, ma deve essere I1 più 1. Se I1 è arrivato al quinto elemento, ciccio, per confrontare gli altri parto dal sesto e vado avanti. Non vado a riconfrontare quelli che avevo già visto prima. Quindi il ciclo esterno ha esattamente n iterazioni, il ciclo interno ne avrà n-1, poi n-2, poi n-3, man mano che vado avanti ne devo sempre controllare di meno. E una volta che sono qua, cosa devo fare? Beh, devo fare calcolare la distanza, e la distanza la prendo dalla libreria matematica, SQRT di cosa? Delta x al quadrato più delta y al quadrato, giusto? Quindi delta x sono x2 meno x1 al quadrato più, quindi al quadrato, più delta y al quadrato sotto radice. Qui ci devo mettere il delta x sarà cos'è? X di i2 meno x di 1. E l'altro sarà y di i2 meno y di i1. E ho calcolato una distanza tra questi due punti di indice I1 e indice I2. Quindi se I1 vale 1 e I2 vale 4, abbiamo calcolato la distanza tra meno 17 e meno 61 e meno 91 meno 34, che sono due laggiù nel quarto quadrante, terzo quadrante. E una volta che questa distanza, visto che dovrò poi calcolare il massimo e il minimo di queste distanze, buttiamoli in una lista.
ho tutte le distanze, una bella lista in cui ogni volta che ne calcolo una la sbatto dentro. E una volta che ho calcolato tutte queste distanze, che ne avrò n per n-1 mezzi, che è il numero di coppie che faccio senza prendere i duplicati, dirò che mi serve sapere il minimo di tutte le distanze e il massimo di tutte le distanze. E viene che il minimo sono 8,45 e il massimo sono 209 unità. Farei un... vediamo solo il testo. Ah no, il testo è un pochino più complicato, scusate. Si chiede le coordinate dei punti trovati, non solo la loro distanza. Quindi devo anche sapere dov'è il massimo e dov'è il minimo. Ma questo è facile perché io posso andare a cercare dentro la lista dove c'era un certo valore. Questo print ci va bene per comodo, no? Poi diciamo così che la posizione del minimo, che cos'è? Io ho il valore del minimo, che è sicuramente un valore della lista, e devo semplicemente chiedere alla lista, dimmi dov'è il tuo valore che si chiama così, oldest.index. Ricordate, index mi dà l'indice corrispondente a un certo valore che deve essere contenuto nella lista, se non mi dà errore, ma io sono sicuro che è contenuto nella lista. E quindi posso dirti qual è la posizione del minimo e analogamente la posizione del massimo. E da lì risalgo poi le coordinate, un po' più lungo risalire le coordinate, poi dovrei trovare le i, cioè, insomma. Vabbè, forse qui c'è un pochino più di lavoro. L'alternativa, mi sto rendendo conto che sbattere in una lista e poi ritornare alle coordinate è un po' uno sbattimento, per cui probabilmente è più comodo dire, senti, facciamoci a mano il massimo e il minimo, così ce lo teniamo da parte. Questo vuol dire, cambio idea, questo all disk lo posso tenere, non c'è problema, però vado a prendere qual è la distanza minima, la distanza massima, me li calcolo a mano, così ho già gli indici. Distanza massima la inizializzo 0, perché la distanza è una cosa positiva, la distanza minima devo inizializzarla a un numero molto grande. Come tutti i calcoli di minimo, devo partire dal numero che è più grande dei numeri che ho a disposizione. E quindi a questo punto vado a vedere se la distanza che ho appena calcolato fosse più grande della massima distanza che ho visto finora, allora mi salvo la massima distanza, classico calcolo di massimo, e mi ricordo anche dove sono gli indici. Quindi il indice del massimo sono i1, i2. Li metto in una lista così no. Ce li ho tutti e due comodi. E poi faccio la stessa cosa col minimo. Se la distanza è minore della minima distanza vista finora, aggiorno la distanza minima e mi salvo l'indice in cui ho trovato il minimo. Allora, a questo punto è più facile perché vado a vedere che il minimo, la distanza minima, va dal punto xy di i1, scusate, di
indici max di 0 al punto xy di indici max di 1. Quindi sarebbe da, metto solo i numeri, poi la formattazione, i valori erano dentro x, di indici max, indici min, questo parla del minima, indici min di 0, che sarebbe i1, l'i1 a cui ho trovato il minimo, e poi il suo y corrispondente, e poi ho, mettiamoci un trattino, la stessa cosa con l'indice i2, cioè il secondo punto dei due tra i quali ho calcolato la distanza. E quindi ci dice che la distanza minima è tra il punto 1,34,37 e il punto meno 6,41. Come ordinata sono vicini, 37,41, come ascissa da più 1 a meno 6, tutto sommato sono vicini, più vicini degli altri numeri che ci sono in giro. Queste sono le coordinate. Se volessi anche la massima, basta la stessa cosa, anziché indici min ci sarà indici max. Che mi dà punti che sono abbastanza distanti, vedete meno 84, 54 è là a sinistra in alto e l'altro invece 78, meno 77 è esattamente diametralmente opposto. Sì, questo meno confonde. Mettiamo qualcos'altro perché altrimenti sembra il meno del numero che non c'entra. Ok? Quindi questo ad esempio era un caso in cui sono partito dicendo ah ma mi faccio fare il massimo e il minimo da Python perché c'è già la funzione predefinita e mi sono accorto che non era il modo più furbo di farlo. E vabbè, torno sui miei passi e lo faccio in modo diverso. Però di nuovo, se volete vedere, sono due cicli annidati con due if dentro. Poi con due cicli annidati si fa di tutto, come abbiamo visto in questi esercizi. Non bisogna ovviamente confondersi, perché alla fine stiamo calcolando il massimo e il minimo di un numero reale, che è la distanza, e però poi quando l'ho trovato devo salvarmi anche l'indice in cui l'ho trovato, in realtà è una coppia di indice, questa. Però al di là di questa variante, e sono esercizi che facciamo la terza settimana di calcolo del massimo, ok? Dimmi. No, no. Non finisce in out of range perché comunque il limite massimo è sempre len di x, quindi len di x meno 1. Io ho spostato a destra il punto di partenza ma rimango fermo col punto d'arrivo. Okay? Il secondo argomento non è quanti elementi prendo, è qual è il valore dell'ultimo escluso. Quattro era quello del correttore ortografico, deve verificare, data una parola, se questa è presente nel dizionario, bla bla bla. Se, quindi, se una parola è presente nel dizionario è facilissimo, if in, boh, se una parola è in una lista, ho finito. Ma poi c'è il problema se ce n'è una simile. Simile vuol dire che deve avere, dice il testo, una definizione di simile molto molto edulcorata, dice... ossia che differisca per una sola lettera, una lettera diversa, ok? Quindi, è sottinteso, qua non c'è scritto, e dall'esempio forse si capisce, stessa lunghezza, tutte le lettere uguali tranne una. Allora, questo è facile perché mi chiedo, innanzitutto, se esiste o no.
Cioè, c'è la parola in dizionario? Se sì, me lo tolgo subito. Quindi se parola in dizionario, dico parola presente. E ho finito. Altrimenti c'è il lavoro da fare. Vado a calcolare se è simile, chi? Eh beh, devo prendere una per una e devo dire, verificare se a quella lì è simile oppure no. Ok? E quindi prenderò una per una le parole del dizionario, chiamiamolo diz, cioè la parola che ho estratto dal dizionario, e la confronto, mi chiedo se diz è simile a parola. E per essere simile vuol dire che ha la stessa lunghezza e ha n-1, diciamo così, lettere uguali ed una diversa. Detto così l'ho già risolto. Come faccio a sapere quante lettere uguali ci sono in due parole? Vabbè, ci facciamo un forettino e andiamo a fare i confronti lettera su lettera. Contiamo quante ne trovo di diverse. Se ne trovo di diverse 0, scusate, se ne trovo di diverse 1, sono simili. 0 non è possibile, perché l'ho già intercettato prima, più di 1 non sono simili. E passo alla parola successiva. Quindi, conto le lettere di differenza. Innanzitutto lo conto solamente se la lunghezza è la stessa, se no non ha senso, ok? Quindi andiamo prima a chiederci, if len di diz è uguale alla lunghezza della parola, allora mi pongo il problema e allora devo contare le lettere di differenza. Ops, scusate, sono scappato. Per contare le lettere di differenza mi serve un contatore e mi serve andare a iterare sulle singole posizioni. Len di parola o len di diz, tanto sappiamo che sono uguali. E se parola di è diverso da diz di, c uguale c più 1. Poi alla fine del ciclo vado a vedere c. If c uguale 1, allora posso dire che la parola è simile a quest'altra. Fine. Qui in realtà posso anche andare avanti nella ricerca, perché non è solo che una parola possa essere simile a due parole diverse del dizionario, no? Basta che nel primo caso cambia la prima lettera e nell'altro caso cambia la seconda lettera. Quindi posso indicarle anche più di una, non devo necessariamente fermarmi. E questo in caso mi dice che in questo caso sotto non dovesse, infatti non mi dice nulla, non mi stampa nulla. Se invece fosse, qual era l'esempio che funzionava? Getto, dovrebbe dirmi che è simile a gatto, infatti. Anche qua abbiamo due cicli, il ciclo più esterno per andare a confrontare, a prendere una per una le parole del dizionario con cui confrontare la singola parola, il ciclo più interno questa volta invece sulle lettere della singola parola. E poi abbiamo semplice conteggio. Passiamo al 5. Allora, questo qua dice una funzione, una serie di zeri di una funzione, quindi c'è tutto un algoritmo fatto di tante lavagne come queste, che alla fine ti dice gli zeri di una funzione. E questi zeri sono messi in ascisse diverse, queste sono le x che corrispondono agli zeri.
questi sono numeri e mi dice, dato uno 0 della funzione, cioè un valore, perché sia 0 della funzione o no non ce ne frega niente, sono dei numeri, e mi dice, dato uno qualunque di questi numeri, in questa sequenza, in questo insieme di numeri, dimmi qual è quello che lo precede e qual è quello che lo segue. E quindi, dato un valore, prendiamone uno a caso, come faccio a sapere qual è quello che precede? Sarà il massimo tra i numeri che sono minori di lui. Allora il numero è immediatamente precedente. E il numero immediatamente seguente qual è? È il minimo tra quelli che sono maggiori di lui. Quindi, un modo per risolverlo è quello di dire, prendo uno per uno i numeri, vado a vedere per ciascuno quali sono i numeri minori e prendo il max. E poi vado a vedere quali sono i numeri maggiori e prendo il min. Poi di questo c'è la soluzione che si fa in due righe, ma la vediamo dopo. Prima vediamo soluzione semplice, cioè algoritmica. Poi ci sono le scorciatoie. Quindi prendo uno per uno i numeri significa iteriamo for 0 in 0. Adesso vado a vedere quali sono i valori minori di questo 0 qua. Quindi il primo che prenderò sarà meno 84 e vado a cercare in tutta la lista quali sono i valori minori di questo e ne faccio il max. Quindi per farlo mi è comodo magari appunto trovare i minori e mettere in una lista, minori uguale lista vuota, for z in 0, vado a riprendere di nuovo tutta la lista, if z minore di 0, minori append di z. Io prendo i vari z, 0 questo, 0 l'altro, 0 l'altro. Dato uno 0 prendo tutti gli altri z, che sarebbero gli altri 0. E quelli che sono minori di lui, li salvo. Se ne ho trovato, cioè di fatto lo 0 che precede quello attuale sarà max di minori. Con un'attenzione, perché se io provassi a farlo girare adesso, a un certo punto mi si schianta, perché a un certo punto il max cerca di calcolare il massimo da una lista vuota, cioè quando io come 0 sto considerando già il minimo, di minore di lui non ne trova. Ok? Quindi teniamolo da mente. Questa lista di minori può avere 0 o più elementi, se ne ha 0 non posso calcolare il massimo. Non è definito. Poi faccio la stessa cosa sui maggiori. 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 Maggiore di 0. Quello che cambia è solamente questo segno qua. Quindi, adesso sono pronto perché io ho il valore dello 0, posso avere il max dei maggiori e il min dei, il max dei minori e il min dei maggiori. Se ho almeno un maggiore o almeno un minore, perché il testo me lo dice chiaramente, subito quando l'ho letto non ho capito di cosa mi parlava, tranne il minimo e il massimo, adesso l'ho capito, perché il minimo di questa sequenza di sicuro non ha un precedente e il massimo non ha un successore e quindi non li posso stampare. Allora io posso dire a questo punto, se ho dei minori, quindi non sono il minimo, len minori diverso da 0,
e ho dei maggiori, and len maggiori diverso da 0, allora posso stampare che il numero 0 è compreso tra il max dei minori e il min dei maggiori. Credo. Meno 84 compreso tra meno 91 e meno 62, meno 17 compreso tra meno 62 e meno 6, più 6 è compreso tra 1, 34 e 78 e così via. Dimmi. Sì, infatti l'altro modo è più veloce. Questo è il modo a mano. Ho i numeri, non li tocco, ho dato una serie di numeri, lì in mezzo vado a vedere quelli che sono più vicini, allora ho una cosa di questo genere. L'alternativa, che se uno veniva in mente faceva molto prima, è quella di dire prendiamo i numeri, gli zeri, li ordiniamo in ordine crescente, e qui stiamo barando, ma correttamente, cioè fa parte del gioco, dentro sort c'è il doppio loop che li rimette a posto, so che non l'ho scritto io, il doppio ciclo c'è lo stesso, e allora vado a prendermi a questo punto, li ho in ordine, e quindi vado a prendere il primo, anzi il primo no perché è il minimo, il secondo, e vado a ciascuno a stampare la forchetta del numero con i tre vicini. Quindi direi semplicemente for, devo ciclare sull'indice qua, non sul valore, da 1 all'n di 0 meno 1, perché devo togliere il primo e l'ultimo elemento, non li voglio, quindi è anche più facile toglierli, e stamperò la stessa frase dove lo 0 che cos'è? Sarà i, quindi 0 di i, è compreso tra 0 di i meno 1 e 0 di i più 1. In questo caso con due righe me la sono cavata, con le stesse cose ovviamente, ma in un ordine diverso, io già prevedendo questo, avevo già scritto apposta, non è importante l'ordine in cui vengono stampati, anche se c'era un messaggio subliminale in cui li ho stampati qua in ordine crescente, e quindi ho detto magari gli dà l'idea che possono ordinare la lista. Però al di là del fatto che in questo caso poteva esserci la soluzione da due istruzioni, l'altro dobbiamo saper fare. No? Quindi sono partito da questo che ha dentro di sé il ragionamento generale. L'ultimo turno era quello delle targhe. E mi dava una lista di stringhe che somigliano a targhe e devo verificare che, creando un'altra lista di valori booleani, che siano corrette secondo le regole che sono espresse qua. Quindi le regole dice che devono essere 7 caratteri, 2 maiuscole, 3 cifre, 2 maiuscole, con la differenza che queste lettere I, O e Q non possono comparire e le prime due lettere non possono essere EE, che sta per escursionisti esteri, che non so neanche bene cosa sia, ma è una targa riservata. Quindi questo caso è relativamente semplice, è un esercizio di analisi delle stringhe in cui vado a prendere una targa per volta, qui non c'è bisogno di confrontare una targa con l'altra, ne prendo una per una e ciascuna la vado a confrontare con le regole. E quindi avrò una serie di lavori da fare di analisi sulla stringa, quindi for targa in targhe. Applico in cascata una serie di regole. Quindi la prima regola è
la lunghezza della targa deve essere di 7 caratteri. Quindi if len di targa uguale 7, vado a vedere oltre. Nel frattempo devo costruire una variabile valida, ok? Si chiama valide? Sì, valide. E anche un'altra variabile, targhe valide, che contenga le sole targhe che sono state valide. Quindi la variabile valida ha la stessa lunghezza delle targhe iniziali, perché di ciascuna dice se è valida o no. La variabile targhe valide invece è solamente il sottoinsieme. Allora, se la targa è 7, vado a verificare il resto, altrimenti valide.append falso. Se invece ha 7 caratteri, vado a vedere se sono 2 lettere, 3 numeri, 2 lettere. Quindi devo vedere, if, prendiamo le prime due lettere, targhe di 0, 2, is upper, no, non esiste is upper, esiste, no? Che esiste, ok, però facciamo attenzione a cosa mi dice. Se ritorna vero se tutti i case characters are uppercase and there is at least one case character, cioè se tutti i caratteri che sono, che possono avere maiuscola o minuscola, sono tutti maiuscoli e ce n'è almeno uno. Quindi facciamo solo una verifica per evitare di incappare in errori. Scusate. Cioè se io scrivo aa.isupper mi dice vero. Se scrivo A maiuscolo, A minuscolo, A B minuscolo per dire, mi dice falso, ma se scrivo A3, non è A3, mi dice vero. Se metto 3 mi dice falso. No, si comporta in modo un po' strano. Nel senso che lui va a vedere solo le lettere alfabetiche e queste devono essere tutte maiuscole. E ignora le altre cose. Però se ci sono solo altre cose, nessuna lettera, non gli piace. È un po'... Però questo vuol dire che la scritta semplicemente... Dov'ero? La scritta semplicemente isupper non funziona perché mi rischierebbe di prendere per buona una targa che è A2. Quindi devo prima chiedermi se sono alfa e poi se sono upper. Cioè se sono tutte e due alfa, abbiamo l'altra is alfa, dice se tutti, sono, tutti i caratteri della stringa sono alfabetici, quindi se c'è un 1 in mezzo mi dà falso. Quindi questo mi esclude stringhe miste e poi vado a vedere che siano alfabetiche. Quindi dovrò vedere se le targhe di 0,2 is alfa and is upper. E la stessa cosa sulle ultime due. Se vogliamo possiamo aggiungere pezzi alla end. E quindi prendo da meno 2 a meno 1,
e poi le tre di mezzo sono dei numeri, mettiamolo tutto qua. Ah, qui si arrabbia perché vado a capo e lui non se l'aspettava, ma io metto una parentesi aperta qua, così finché non vede la parentesi chiusa sta bravo. La chiuderò poi qua. And quelli di mezzo, quindi targhe 0, no, 1, no, da 2, 3, 4, da 2 a 5. Dimmi, ho sbagliato qualcosa? Targa, targa. Mica si può sbagliare così. Certo, la singola targa, grazie. Vado a prendere i caratteri della singola targa. Is digit. Se è vero questo, allora di nuovo la stessa cosa, se è vero questo vado avanti, altrimenti non va bene. Ma se è vero, quindi appendo falsa all'elenco, al fatto che in questa posizione ho trovato una targa che non è valida. A questo punto cosa mi manca ancora? Mi manca ancora di controllare che non ci siano dei caratteri vietati. Ok? Sono sicuro che ha 7 caratteri, sono sicuro che i primi due sono lettere maiuscole, gli ultimi due sono lettere maiuscole e i tre di mezzo sono numeri. Adesso vado solamente a controllare che non ci siano caratteri vietati. Quindi if a questo punto o not in targa and i not in targa and q not in targa, and targa di 1, 2, cioè i primi due caratteri, 0, 1, 0, 2, diverso da EE. In questo caso, di nuovo metto la parentesi per poter andare a capo, in questo caso sono sicuro, ho fatto tutti i controlli che devo fare e quindi posso dire true come, e aggiungere questa targa all'elenco delle targhe valide. Alla fine, print valide, print targhe valide, dovrebbe darmi una, due, tre, quattro, cinque, erano cinque solo, no? Erano di più. Ho dimenticato qualche else. Allora, targhe e qua ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi ho dimenticato questo else qua. Ok, adesso la lista dei veri falsi ha 8 elementi. Questa dimenticanza effettivamente può sfuggire, perché soprattutto quando abbiamo un codice così annidato, allora a volte può essere comodo invece salvarsi questa variabile true o false in un'altra variabile e poi fare una sola volta append al fondo. Così ci togliamo di mezzo tutti gli else. No, diremmo, fatemelo copiare sotto perché non voglio rovinare questo, la stessa cosa la potrei dire, stesso codice, andando a prendere ok uguale false,
quando prendo una targa dico, boh, secondo me non è a posto. Poi se faccio questa verifica, quest'altra verifica, alla fine dico che è uguale true. E la metto nelle targhe valide. Butto via tutti gli else e alla fine farò valide.append di ok, che è molto più furbo. Avere una variabile booleana che inizializzo in un modo, poi eventualmente cambio a seconda di cosa incontro per strada, mi permette di tenere conto molto più facilmente di tante combinazioni che interagiscono tra di loro, che non in un ramo if-else che può diventare pesante. Ovviamente questo è identico, ha lo stesso identico funzionamento del precedente. Però, prego, lo sai. Dimmi. Una volta che è entrato dopo e diventa vero, ok, diventa vero, dopo non rimane sempre vero? No, perché alla prossima targa lo rimetto falso. Ah, ok. Ogni volta che prendo una targa nuova lo rimetto falso. È chiaro che devo iniziare a dare nel punto giusto con la variabile. Cioè, mettessi ok uguale false sopra, sarebbe sbagliato. Se lo mettessi qua in mezzo, anche sarebbe sbagliato. Cioè, quando ho queste variabili logiche, devo fare bene attenzione quando nasce e quando muore, in un certo senso, no? La inizializzo qui e mi serve qua sotto. Tutto dentro lo stesso ciclo, e quindi lavora, anche se questi sono degli if, anche se fossero dei for annidati, è importante capire dentro quale for sta iniziando e finendo il valore e quindi che cosa sta delimitando. Dubbi, commenti, domande su questo o in generale? Prego. Appena finito, mi basta un click e sono già su GitHub. Così come erano già i testi, a questo punto sto lavorando sui stessi file, li salvo immediatamente. Ti correggo, non pubblico la soluzione, pubblico una soluzione, questa. Ce ne sono altre mille possibili, ok? Non c'è mai la soluzione. Ok, se non abbiamo domande su questo, io spenderei, sempre rimanendo sulla parte della programmazione, due parole sull'esercizio, il terzo esercizio di teoria, che avrete capito in fretta che era lo stesso codice rotto in modi diversi. Ops, non stampa, ingrandisci. Cioè io sono partito da questo codice che dovrebbe essere giusto, che faccio che c'è scritto. Quindi trova in una lista di numeri reali il primo valore che risulta maggiore dei due elementi adesso adiacenti, cioè alla fine il minimo locale, il massimo locale, ce l'avevamo in uno dei primi esercizi. Ok? L'ho fatto con un while, con due indici gestiti a mano e con un flag. Tra i 100 modi possibili in cui si poteva fare, l'ho fatto così. E poi in ciascuna delle sei versioni c'è una versione sbagliata di questo codice. Ok? E quindi vi si chiedeva di trovare l'errore. Allora, qua l'errore dov'era? Vabbè, se uno lo confronta con questo è facile, no? Però qui avevamo un ciclo in cui di fatto mancava il controllo sulle variabili i. Quindi la i veniva inizializzata, incrementata, ma non usata per trovare il ciclo, il controllo. Qual è il problema in questo caso? Che se per caso non esiste nessun massimo locale, quindi stiamo parlando di una sequenza che è puramente crescente, o puramente decrescente, oppure concava,
e non troverò mai un elemento, quindi l'avrebbe trovato, non diventa mai vera, e quindi vado a sfondare il limite destro della lista. Io ho due condizioni di terminazioni, l'ho trovato e ti dico in che posizione è, oppure non l'ho trovato. Questo while mi sono dimenticato di gestire il caso in cui non lo si trova. Oh, se a monte sapessi che c'è, va benissimo così, ma nessuno me lo dice che a monte ci possa essere. Dimmi. Sì, sarebbe anche un errore dire che l'ha trovato quando non l'hai trovato. In realtà in questo caso si direbbe valore trovato false. È un errore di italiano. No, l'errore grosso è questo, algoritmico. Cioè, sì, qui io non volevo, allora, non volevo, avrei dovuto scrivere if trovato uguale false, però poi non volevo tirarvi l'attenzione lì sotto. No? Ok. È un altro errore che c'è su tutti, ma c'è anche qui questo errore, sul codice giusto, no? Perché stampa una cosa un po'... cioè anziché dire non trovato, dice trovato false in posizione meno 1. È una cosa brutta da dire, però in teoria i valori sono giusti. Io ero indeciso se metterla o non metterla questa print. Caso 2, l'errore è questa i. Cioè, i quale? Perché quando io finisco questo, io qua l'ho trovato, dico, ah, cacchio, l'ho trovato. No, cacchio non si dice, ah, l'ho trovato, però non mi ricordo dove. Non mi salvo nessuna variabile qual era il valore di i nel momento in cui l'ho trovato. E non posso pensare che lui sappia di usare, che qui possa usare quella i che c'era proprio nel momento in cui l'avevo trovato. Ma quando? E infatti quello che stamperebbe qua è trovato true o false correttamente, ma come i stamperebbe sempre la lunghezza dell'elemento, perché alla fine del ciclo i vale l'ultimo valore, anzi più 1. Allora, questo funziona ma fa una cosa diversa, perché va a vedere se è sempre questa disuguaglianza qui, ci salva la posizione in cui ha trovato un numero che rispetta la disuguaglianza, cioè il massimo locale. E poi me lo stampa, qui, allora, qui dà per scontato che lo trova, vabbè, e mi stampa la posizione, che è effettivamente la posizione in cui c'è un indice i, in cui c'è un massimo locale. L'errore qual è? È che mi chiedeva il primo valore, mentre invece questo, se ne trova più di uno, dopo che ne ha trovato uno, continua ad andare avanti, perché non c'è il flag trovato che mi dice smetti di andare avanti, continua ad andare avanti, quindi se ce ne fosse due, mi stampa lui, o due o più, mi stamperebbe l'ultimo e non il primo. Turno 4, cos'era qua? Manca? Ah, manca l'incremento, già, certo, manca l'incremento della i, grazie. Che uno abituato ai for si incrementano da soli, invece qua no. Quindi manca i uguale i più 1 e quindi rimane a fare un bel loop infinito, insistendo sempre sulla posizione 0. Turno 5. Eh,
mai, uguale più, questa volta c'è. I parte da 0 e i minore di len di numeri anziché len di numeri meno 1. Che erano tutti gli altri, era meno 1. Perché per andare a prendere un elemento e i suoi due adiacenti, il valore dell'indice deve essere da 1 alla lunghezza meno 2. Per poter fare il precedente e successivo. Qui, come ciclo I, come ciclo ha usato un ciclo standard, da 0 alla lunghezza prendendo tutti i singoli elementi. Non ha escluso il primo e l'ultimo, e quindi quando va a fare quello prima del primo userà come indice un meno 1 che ti va a pescare l'altro elemento dall'altra parte che non c'entra niente, e quando va a fare l'ultimo più 1 ha un out of range sull'indice. L'ultimo, avevo finito la fantasia, è la sintassi di questo if, che è sbagliata, perché a parole diciamo se il numero di i è maggiore di quello prima e di quello dopo, a parole, ma invece in Python questo viene letto come and tra due cose, la prima è questa disuguaglianza e mi va bene, la seconda è questa parte di espressione che è un numero che se interpretato in booleano vale vero quando questo numero è diverso da 0 e vale falso quando questo numero è uguale a 0. Quindi scritto così stiamo dicendo se il numero di i è maggiore del numero i meno 1 e il numero di i più 1 è diverso da 0. Questo è ciò che abbiamo scritto. Ne abbiamo pensato un'altra cosa, ma quello che abbiamo scritto è questo. E quindi è sbagliato. Se vogliamo dimostra che su 6 righe di programma si possono fare ben più di 6 errori possibili. Questi sono i primi 6 più facili che mi sono venuti in mente. Dimmi. No, l'assegnazione della lista, no, qui, diamo per, qui sono tutti frammenti di codice, ok? Quindi assumiamo, perché sennò ci vorrebbe tutta la lettura dei dati, eccetera. Così come anche negli altri programmini che abbiamo fatto insieme, davo per scontato che i dati fossero già caricati, cioè non dovevate metterli voi, no? Ma solamente quel pezzo di programma che fa quella cosa. Quella che adesso, se la facessimo adesso, avrei detto una funzione che fa questo. Adesso in avanti lavoreremo sempre con funzioni, però non volevo caricarvi anche quella parte nell'esonero. Dimmi. C'è questa qui? Sì. Allora, questo qui funziona quasi, ma non funziona, nel senso che normalmente in un ciclo for, quando il ciclo va a terminazione, alla fine, tu hai l'indice che vale il valore dell'ultimo elemento. In questo caso, essendoci non trovato, tu effettivamente esci dal ciclo nel momento giusto. So, poi giustamente come dici tu, però nel frattempo ho incrementato la i, e quindi la i che mi trovo è un valore in più rispetto a quello precedente, perché io metto trovato uguale true in corrispondenza del valore giusto della i, poi prima di uscire incremento la i e quando esco dopo il valore della i è il valore sbagliato. Quindi questo si poteva correggere anche con questo ragionamento scrivendo i meno 1, andava benissimo, anziché avere la variabile posizione avere usare lì i meno 1, assolutamente sì. Poi dopodiché tra un mese quando leggi sto codice ti chiedono ma cos'è sto meno 1, però va bene? Allora, mi raccomando, se avete trovato fatica, lasciamo perdere giovedì come è andato, non andate, siete riusciti, ma più che altro nel ragionarli e nel provare a farli per conto vostro. Se avete trovato difficoltà su questi, abbiamo ancora un terzo del corso, siamo a 2/3, abbiamo ancora tanti laboratori, abbiamo ancora tanti dottorati, vi aspetto pronti all'esame. Intervallo.